Oh, eccoli qui. Benvenuti. Ciao Alex. Ciao. Ciao Tiziano. Buongiorno. Bello avervi qui in Fantic, allora. Grazie. Siamo a Santa Maria di Sala e questa è la terza sede di Fantic. Siamo partiti rilanciando l'azienda a cavallo tra il 2014 e inizio 2015 e ne abbiamo fatta di strada in questi mesi barra anni, nel senso che comunque siamo partiti, come sapete, da il rilancio del Caballero, il mondo e-bike e poi la grande sfida del mondo delle corse, quindi è bellissimo avere due campioni come voi che affiancheranno Franco Picco in un'avventura pazzesca. Siamo super emozionati qui dentro in Fantic ad accogliervi per questa grande avventura, la nostra seconda Dakar. Le prospettive con voi sono davvero luminose, quindi non vedo l'ora di farvi vedere un po' l'azienda, farvi scoprire qualche aneddoto e segreto anche magari, se si può. Io direi di partire da quella che è un po' la mente dell'azienda, quella che ci permette di realizzare tantissime belle cose, che è il nostro ufficio tecnico. Eccoci qui nell'R&D di Fantic, qui progettiamo, costruiamo, pensiamo a tutte le nostre nuove moto ed e-bike. Siamo divisi tra esperti di elettronica, ciclistica, motociclette e bike e quindi uniamo le varie competenze che a volte ci permettono anche di essere trasversali, quindi la bicicletta eredita il know-how moto e anche il contrario, perché il mondo d'oggi veramente ci sta offrendo grandissime opportunità. Questo forse è anche uno dei segreti, piccoli segreti dei successi recenti della nostra azienda, mi viene da dire un po', perché confluire know-how così, poche aziende insomma lo fanno. Sì. Eccoci qui invece nel nostro ufficio marketing e centro stile. Condividiamo questi due reparti per concepire al meglio la filosofia dei veicoli e anche per riuscire a disegnarli e a crearli con ancora più sensibilità. Beh, vi faccio fare ancora un po' di sport con l'ultimo piano di scale. Tanto voi siete sportivi. Adesso andiamo a trovare Milena e Claudio, i responsabili del nostro reparto racing, e con loro andremo a vedere direttamente il nostro reparto corse. L'area 51 di Fantic. L'area 51 di Fantic. Eccoci qui nell'ufficio di Milena, che ovviamente conoscete già. Ciao Milena, buongiorno. Che onore avervi qua tutti così insieme. Andiamo a vedere il reparto corse? Quello sarebbe molto bello. Qua vedete il reparto esperienze, dove vengono testati i nostri prodotti di serie, che sono sicuramente un'ottima base per quello che poi sono le nostre attività nelle corse. Da questo lato potete vedere il reparto corse dei due tempi, poi c'è un'altra parte lì dietro che è ancora in montaggio, perché fra pochi giorni ci arriva anche tutta la struttura della Moto2, un progetto nuovo per il 2023. E poi a Bologna, in Minerelli, c'è il reparto corse quattro tempi, lo sviluppo dei motori, sempre di un altro progetto molto ambizioso per il prossimo anno, che è la MX2. Ecco ragazzi, come vedete, tra il nostro reparto esperienze e il reparto corse c'è solo una porta. Ecco perché noi abbiamo lo slogan del Factory Feeling, perché vogliamo veramente trasmettere al nostro cliente finale che c'è un continuo passaggio di informazioni tra le informazioni che raccolgono i nostri team in pista e quello che poi viene studiato per la produzione. Ciao Alex, benvenuti qui nel nostro reparto corse Fantic. Di solito da qui escono le nostre moto da gara due tempi, però per questo progetto Dakar, vista l'affinità col prodotto di serie e la vicinanza anche, diciamo, logistica con l'ufficio tecnico, è stato scelto questo luogo per lo sviluppo proprio della moto da Dakar.
Ti vuole cominciare? Io mi offro perché diciamo che ho un po' più da imparare in questo frangente, che vorrei capire un po' come si smonta questa moto, come, e perché nel caso che mi trovassi nel deserto da solo vorrei sapere come, come gestire un po' la situazione, quindi mi farebbe piacere fare da meccanico in questo caso al posto che pilota. Guarda, ecco qua, con la chiave da 10 puoi smontarti i serbatoi per esempio. Partiamo praticamente tutto allora. Con una chiave. Ok Alex, adesso hai visto che togliendo il serbatoio di sinistra hai libero accesso per smontare, per aprire questo serbatoio d'olio aggiuntivo dentro a cui c'è il filtro olio maggiorato, che ovviamente è collegato poi al radiatore anteriore, che è quello che ti... supplementare per raffreddare maggiormente l'olio. L'olio, certamente. Io Tiziano lo assumo infanti, che lo metto come meccanico qua nel reparto, perché... Fusibili per quanto riguarda tutta la strumentazione, no? Assolutamente sì. Okay. C'è il fusibile generale, che è quello in giallo. Da 20. Esatto. E tutti gli altri sono tutti gli strumenti che hai a bordo. Questo è il vano batteria, dove poi in gara avrai la, ovviamente la tua batteria. Di fronte c'è la centralina motore, che è questa qui. Questo qua, come ti dicevo, è il rilevamento con il fusibile principale. Quindi questo fa... C'ha dentro anche il fusibile di scorta, sempre. Principalmente fa l'avviamento. Sì. E qua abbiamo invece i fusibili di pompa benzina. Esatto. E il resto, no? Della parte, diciamo, veicolo, non della parte strumentazione. E qua i suoi relè. Ok. Dai Alex, facciamo un ripassino dei comandi in torre. Ok, dai. Che io questa cosa ne ho molto bisogno, perché non ho mai visto una torre praticamente. Allora, beh intanto, per gestire i serbatoi di cui parlavamo prima abbiamo uno switch a manubrio, quindi pompa 1 e pompa 2. Okay. Quando consumi una ti si accende la spia riserva, switchi sull'altro. E praticamente quando switcho passiamo dal serbatoio anteriore o posteriore al anteriore o posteriore. Esattamente. Spia riserva più o meno quanti litri segnala? Bah, abbiamo, se non ricordo male, 2 litri sull'anteriore e circa 2 litri sul posteriore. Ok, okay, quindi comunque hai meglio, margine, meglio sì. Hai, hai un buon margine comunque. Una cosa importantissima, direi vitale, è invece la spia rossa, okay, che è la spia di pressione dell'olio. Okay. L'abbiamo aggiunta noi proprio sul modello Dakar. Okay. E se per qualsiasi motivo dovessi avere delle perdite all'impianto, la pompa olio che funziona male, eccetera, quando vai sotto una certa soglia, lei si accende e ti dice fermati perché sennò fondi. Esatto. Okay. Due mappe, noi le abbiamo sviluppate, una diciamo per le lunghe percorrenze e una per darti un qualcosina in più per superare le dune, okay, quindi un po' più di coppia sotto per scavalcare gli ostacoli, tipo le dune appunto, il classico strumentino con tachilometri, e abbiamo portato per semplicità l'accensione delle luci anteriori e posteriori qui in torre. A chiudere un po' il quadro, ovviamente, la pulsantiera di comando del roadbook ce l'hai sulla mano sinistra. Bene, ci tocca rimontarla adesso. Io passerei la palla completamente a Alex, lui è autonomo. Esperto. Esperto, no. E poi insomma, bisogna lavorare, siamo in Veneto, andare. In questo caso via, l'apprendista inizia a lavorare, via. Esatto. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Filippo. Ciao Tiziano. Ciao Filippo. Vedo che sei già pronto. Realista qua. Alex invece? Io stavo finendo di montare la bella, che sto facendo un po' di scuola, però dai. Ho fatto le rifiniture in vista. Sì, la rifinitura con me c'è da farla ancora un po', però dai, ho fatto il primo assaggio all'Andalusia, che è stato un po' un vortice, ma adesso ci stiamo avvicinando un po' di più al grande evento e devo fare un po' di pratica. In bocca al lupo per la nuova avventura. Crepi, grazie. Viva il lupo! Vabbè, crepi o viva, faccia lui, basta che andiamo bene.